Sì, grazie, grazie per la linea dallo studio centrale. Quello di oggi è davvero un momento particolare che coinvolge anche lo sport, ma parte da lontano, perché parte da un'iniziativa che si chiama la Giornata dei Giusti dell'Umanità. Noi qui siamo a Villa Sabucchi, a Pescara, dove c'è il Giardino dei Giusti, che si è arricchito proprio oggi di due nuovi alberi dedicati a Dado Rossi e Nelson Mandela. I nuovi giusti sono stati scelti dagli studenti di quattro istituti superiori cittadini e, come dicevamo, all'iniziativa è coinvolto anche lo sport con la Federazione Italiana Gioco Calcio, e in particolare c'è anche una delegazione della Pescara Calcio che ha voluto partecipare proprio per far sentire la vicinanza anche dello sport a questa giornata molto importante. La manifestazione è già terminata e allora noi, con un servizio che abbiamo finito di montare poco fa, cerchiamo di farvi vivere quella che è stata questa giornata. L'iniziativa di Villa Sabucchi si inserisce e accompagna il festival letterario Conversazioni a Pescara ed ha l'obiettivo di contribuire, attraverso il buon esempio fornito dai giusti, alla costruzione di una società migliore, più accogliente e appunto più giusta di quella che abitiamo. Oscar Bonamano, perché i giusti e chi sono i giusti? I giusti sono quelle persone che a un certo punto della loro vita hanno scelto, dovendo scegliere tra il bene e il male, hanno scelto il bene, quindi non sono degli eroi, ma sono delle persone che con il loro comportamento hanno determinato una, diciamo, una parabola positiva per la società. Manifestazione che interessa non solo l'Italia ma addirittura tutta l'Europa. Sì, noi abbiamo fondato questo Giardino dei Giusti a Pescara, a Villa Sabucchi, il 5 di dicembre, e grazie al fatto di aver conosciuto il presidente dell'associazione Gariuo, che è uno scrittore, si chiama, un saggista, Gabriele Nissim, che è stato ospite di questo festival letterario che facciamo a Pescara, che si chiama Conversazione a Pescara, e che facciamo con quattro scuole. E oggi, che è 6 marzo, che è la giornata mondiale dei giusti, ci sono contemporaneamente più di 200 manifestazioni in tutta Italia. Quella, diciamo, che avrà il compito un po' di riassumerle tutte, si farà questa sera nel Duomo di Milano, alla presenza tra l'altro anche da un punto di vista popolare delle squadre del Milan e dell'Inter. Presenti personalità civili e militari, a fare gli onori di casa il sindaco Marco Alessandrini. Dedichiamo degli alberi a personaggi illustri. Nelson Mandela lo conoscono tutti, penso, il padre della lotta all'apartheid in Sudafrica, il simbolo della lotta contro le disuguaglianze, contro le segregazioni. 27 anni di carcere a Robben Island, che è un posticino niente male davanti a Cape Town. E poi Ada Rossi, invece, una partigiana che, insomma, ha speso giovinezza, anni a favore degli altri quando c'era la guerra in questo paese. E lo facciamo con le scuole, che è sempre cosa buona e giusta, perché serve appunto tramandare la lezione dei giusti, e perché qui è anche parte, no, del dibattito pubblico oggi. Bisogna recuperare l'insegnamento della storia, maestra di vita, dicevano gli antichi, e questa è una verità di ieri e anche di oggi. Portavoce della Pescara Calcio, il difensore biancazzurro Gennaro Scognamiglio. Non è la prima volta che voi avete questi tipi di contatti con i ragazzi, con gli studenti, con le scuole. È sempre una cosa formativa, non solo per loro ma anche per voi, no? Oggi poi si parla di giusti, c'è bisogno di tanti giusti in più nel mondo. Ah, sicuramente una cosa bella, una cosa importante sia per il giovane ma anche per noi, perché confrontarci con queste iniziative è sempre bello, impari cose nuove, e quindi sicuramente il mondo ha bisogno di più giusti.